Nell'ambito del Santa Marinella Film Festival, la terza edizione di Corto Acquario. La manifestazione organizzata e voluta dall'associazione Acquario Infinito, che ha come finalità la sicurezza in mare. Alla terza edizione qui a Santa Marinella, ma naturalmente la cosa importante è la finalità di questa manifestazione e l'associazione che la organizza. Di cosa si occupa? Dunque, Acquario Infinito nasce nel 2006 per ricordare Giulio, ucciso da un'imbarcazione pirata al largo della costa di Santa Marinella, e noi abbiamo voluto con gli amici rilanciare nel senso della speranza e gettare un piccolo seme, essere una piccola testimonianza nella direzione di una educazione alla cultura del mare e di sensibilizzazione alla sicurezza in mare. Quindi organizziamo varie iniziative su un versante più tecnico della sicurezza. Abbiamo un progetto segnaletica marittima ai porti. Pensiamo che i porti turistici siano un luogo molto importante per diffondere la cultura nautica, quindi vorremmo che tutti i porti del Lazio, e anche non solo del Lazio, d'Italia, si dotassero di una cartellonistica segnaletica che ricordasse ai diportisti i limiti di velocità, le distanze da rispettare. Abbiamo poi qui a Santa Marinella invece sponsorizzato il posizionamento di una boa luminosa che segnalerà i 1000 metri. Abbiamo un'importante delibera del Comune che ha finanziata questa iniziativa. Sindaco, Corto Acquario arriva alla terza edizione, il Comune anche questa volta patrocina l'evento, un grande successo. Assolutamente sì, come diceva bene, la terza edizione che patrociniamo è un evento sicuramente di qualità che si inserisce in un contesto più ampio qual è il Cine Festival di Santa Marinella, che è la quinta edizione, anche quest'anno con importanti pellicole, e Corto Acquario è sicuramente un evento che dà luce a quello che l'associazione Acquario Infinito riesce a produrre durante l'anno. Questo è il momento di clou, è il momento in cui si accendono sicuramente i riflettori, ma raccoglie tutti gli insieme di eventi che sono molto importanti per la nostra comune. Di questo li ringraziamo vivamente. Abbiamo 27 km di costa, quindi dobbiamo assolutamente pensare a quelle che sono le difese e soprattutto i servizi che dobbiamo dare ai nostri turisti mentre vengono in vacanza nella nostra città. E ci è stato offerto di partecipare con una versione short di un lavoro che abbiamo realizzato, che si chiama Stretti al Vento, storia di navigazione in solitario, che in realtà è un documentario di lungometraggio. Ci è stata chiesta di fare una versione da 25 minuti che è stata presentata qui a Corto Acquario. Sicurezza innanzitutto, ci dice il nostro velista regista. Sicurezza sempre, comunque uno cerca, anche nel documentario esce parecchio una parte sulla sicurezza, chiaramente in questa versione è un po' limitata perché è ristretta, insomma. Nella versione più lunga si parla anche di tempesta e di sicurezza nel caso in cui le situazioni siano abbastanza complicate. Però comunque in sicurezza uno deve sempre starci. Premio miglior documentario a Stretti al Vento. Leggi per favore il nome perché è scritto più piccolo. Daniele Guarnera e Francesco Del Grosso. Allora, Massimo, te la parola. Vince il premio per il miglior cortometraggio L'ultima spiaggia di Marco Danieli. Eccolo Marco. Ah, e lo sceneggiatore. L'ultima spiaggia a Corto Acquario Festival, l'ultima spiaggia che però è risultato il primo dei corti qua a questo festival. Complimenti innanzitutto. Grazie, grazie molte. Allora, un lavoro durato quanto? Quanta fatica? Questo cortometraggio è stato girato l'anno scorso, diciamo l'estate scorsa, è stato commissionato da CSC Production, che è una casa di produzione nata all'interno del Centro Sperimentale Cinematografia, ma è una casa di produzione privata. Noi siamo diplomati al Centro Sperimentale di Cinematografia, io sono il regista, Antonio il mio sceneggiatore, e abbiamo, diciamo, c'è stato commissionato un cortometraggio che fosse una commedia vacanziera proprio, perché sono stati dei cortometraggi fatti per il palinsesto di Cube TV l'estate scorsa. E noi abbiamo provato a fare qualcosa di originale, quindi su questo tema, che è un tema pure difficile, diciamo, su cui fare, quindi molto, come dire, limitante,
abbiamo provato a fare una black comedy e quindi abbiamo incrociato la commedia all'italiana con l'horror. Raccontiamo brevemente la trama. Sì, è la storia di un giovane ragazzo, Mauro, che inizialmente si ritrova disteso con il costumino da bagno sulla spiaggia, su una spiaggia deserta, e viene risvegliato da una strana famigliola romana composta da Giorgio Tirabassi, sua moglie e una figlia adolescente che ha la stessa età di Mauro, i quali gli spiegano che lui in realtà è morto. Lui si risveglia, cerca i suoi amici e loro gli dicono: guarda che i tuoi amici non sono loro che sono andati via, sei tu che te ne sei andato via per sempre.